Per questo match dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, un cordiale buon pomeriggio da parte di Davide Casi. Con la pressione di Ghioldi, però è buttato in avanti alla ricerca di Tentoni, da questi a Santini, la conclusione di Santini, pallone però alto che non impensa. Ghioldi mette giù il pallone, riesce a servirlo a Gucci che glielo restituisce con il colpo di testa che poi Ghioldi apre per Santana, spazio per andare, Santana prova il doppio passo, il cross dentro, il tiro! Prova ad andare avanti Galli che riesce a saltare un avversario, deve mettere il pallone dentro, ce la fa, e la girata di Santana! Pallone però che si spegne. Parte Santana, il pallone per Mora, il tocco al dentro per la sponda da parte di Gucci, poi il tocco, pallone che rimane lì ma c'è il fischio del direttore. Punizione per i grigi, la battuta alla ricerca del secondo palo, il colpo di testa da parte proprio di Sbampato. Indicazioni dalla panchina, il calcio di punizione battuto verso il secondo palo, il colpo di testa tentato da Gucci. Intanto siamo già con il contrattacco della Pro Patria, la finta di Santana che prova a mettere il cross sul secondo palo, non ci arriva a smarcare Ghioldi che ha spazio per andare, converge il pallone ancora per Santana, lo stop di tacco, il pallone messo sul secondo palo, il colpo di testa di Gucci, la parata di Pop e difensore di mister Javorcic si avventa in un dribbling non consono alle sue caratteristiche, il cross basso, Santana! C'è l'intervento di Pop! Galli mette giù il pallone, poi prova a servire Pedone, bene servito il numero 24 che torna all'indietro su Boffelli, il lancio in avanti, pallone per Mora che prova addirittura la conclusione, pallone deviato questa volta però all'indietro su Tentoni che apre su Delvino che prova a mettere il pallone dentro, il colpo di testa di Santini, Tornaghi blocca il pallone senza problemi, intanto Sartore che è tornato sulla corsia di destra, il lancio in avanti per Santini che deve però provare a out, l'arbitro si porta il fischietto alla bocca, il triplice fischio arriva proprio in questo istante, finisce 0-0 al Carlo Speroni tra Pro Patria e Alessandria.